Firenze e l'Europa hanno un filo rosso che li lega da tanto tempo, non a caso a Firenze c'è l'archivio dell'Unione Europea. Sì, a Villa Salviati abbiamo l'archivio con tutti i documenti fin dalla nascita delle prime istituzioni dell'Europa e anche attraverso questa mia esperienza che ho capito quanto sia importante impegnarsi per l'Europa, la passione, l'esperienza che ho utilizzato per governare Firenze vorrei metterla a disposizione di un territorio più vasto, non solo qui ad Arezzo ma per tutta la Toscana, perché credo che l'Europa oggi sia più fondamentale che mai. Molti finanziamenti ormai sono vitali per le infrastrutture, per i servizi, anche per la salute e la sanità, per l'ambiente, e senza l'Europa non andremo da nessuna parte. Ovviamente dobbiamo rafforzarla sulla politica estera, sulla politica economica, sui temi del lavoro, dell'ambiente, ma per questo è necessario far vincere tutte quelle forze europeiste come il nostro Partito Democratico, per avere anche un'Europa più vicina ai territori e ai cittadini. Anche perché c'è chi la considera matrigna. Eh sì, c'è chi la vuole proprio sfasciare, quindi dalla constatazione di un'Europa matrigna ad un'Europa da distruggere, però non ho mai capito perché uno si candida per l'Europa dicendo che però non la vuole. È come se uno si candidasse a fare il sindaco di Arezzo dicendo ma io Arezzo non la voglio. E quindi c'è una contraddizione di fondo. Io invece credo che ci si debba candidare per rafforzare questa Europa, perché l'Europa di oggi può e deve migliorare. Abbiamo un conflitto terribile alle porte di casa nostra, in Medio Oriente, anche in Ucraina, e però l'Europa non ha una politica estera, che è necessaria per che cosa? Per avere la pace, e grazie alla pace per avere un'economia della pace che interessa al turismo, all'artigianato, al commercio. Pensiamo a questa bella città come Arezzo che vive di rapporti globali e internazionali. Ma se non abbiamo un'Europa più forte saranno gli Stati Uniti e la Cina a decidere del nostro destino, e questo noi non possiamo consentirlo. L'Europa ha fatto molto durante il Covid, però non può essere solo un fatto che si muove nell'emergenza. Giusto, l'Europa non deve fare l'Europa solo quando le cose sono sull'orlo del baratro. È stata fondamentale per le vaccinazioni, fondamentale per il PNRR con il piano di rilancio di 200 miliardi di euro per l'Italia, ma queste misure devono essere strutturali, quindi un debito comune europeo che costerebbe molto meno agli italiani che invece pagano molto di più il proprio debito nazionale, un debito comune europeo che serve ad avere le risorse per finanziare politiche industriali, politiche per il lavoro, e quindi un'Europa che non cresce solo durante l'emergenza, ma che la prossima legislatura deve affrontare una fase costituente, con una Costituzione europea, con la riforma delle istituzioni affinché siano più vicine ai territori e ai cittadini.